Una delle mosse del cavallo del passato è stata quella di mandare a casa Salvini, e pur di mandare a casa Salvini ci siamo alleati persino con i 5 Stelle. Ecco, senta, le confesso che delle volte ho dei dubbi su questa scelta che abbiamo fatto ad agosto. Mi viene a dire, ma siamo sicuri che ho fatto bene? Poi arriva immancabile un tweet di Salvini o un post della Meloni e mi convinco che abbiamo fatto molto bene a evitare. Ecco, a proposito, questa settimana un tweet di Salvini ha detto, quando si è parlato di un appoggio di Berlusconi per sostenere il vostro governo, ha detto: Berlusconi parla come Renzi. Ora vorrei capire, è un complimento secondo lei? Ho l'impressione che nell'idea di Salvini non fosse un gran complimento a Berlusconi, però penso anche che Salvini sia nella sostanza, guardi, quasi comprensibile l'amarezza di Salvini in questo momento. Non è pentito Salvini della sua scelta di un anno fa? Non è pentito di avere... No, non sono pentito per niente, perché Salvini, se fosse stato il Presidente del Consiglio, come volevano di fatto anche inconsapevolmente molti del PD, che dicevano andiamo alle elezioni, e ci avrebbe disintegrato, bene, Salvini avrebbe trasformato l'Italia come ha fatto Bolsonaro in Brasile. Però Salvini, lo capisco io in questa fase, perché è in difficoltà. Cioè lui aveva uno schema, no? Immigrazione, 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 sovranismo, sovranismo, sovranismo. Cosa ci insegna il coronavirus? Ci insegna che un paese come il nostro non può vivere di sovranismo. Noi abbiamo realizzato il sogno dei sovranisti. Frontiere chiuse, muri dappertutto, tutti barrati in casa. E cosa è successo? È triste. Questo mondo è triste. Non abbiamo più turisti, non abbiamo più business, non abbiamo più export. Abbiamo paura. Ecco, la verità è che il coronavirus ha esaudito i sogni del sovranismo, ma gli italiani hanno capito che il sogno sovranista è un incubo per il nostro paese, che invece vive di bellezza e di apertura.